Stai guardando un video in una serie di tutorial per aiutarti a imparare come usare Filmora 9, l'editor video divertente da usare, facile da imparare per tutti i creatori. Guardando i nostri tutorial, puoi imparare tutto ciò che devi sapere per creare i tuoi video con Filmora 9. Ehi ragazzi, nel tutorial di oggi faremo apri, titoli, terzi inferiori, sottotitoli e vi mostreremo alcuni dei pacchetti di titoli che Filmora 9 ha da offrire. Buoni titoli e testi possono aggiungere molta vita al tuo video. Con una grande apertura il tuo pubblico sarà più entusiasta di vedere il resto del video. Iniziamo andando nella parte superiore dello schermo e facendo clic sui titoli. A sinistra abbiamo un elenco dei diversi tipi di testi su Filmora 9. Cominciamo con l'apertura. Faccio clic su Apri qui e seleziono un'apertura che attira la mia attenzione. La differenza tra una apertura e un titolo qualsiasi è di solito che il titolo di apertura ha uno sfondo correlato a un testo che sarà proiettato come sfondo. Selezionerò un'apertura che si adatta alla sensazione di questo video pop che ho qui. Questo ha un sacco di colore ed energia, quindi scegliamo per il nostro apri. Per aggiungere l'apertura, trascinala verso il basso sulla sequenza temporale. Poiché è un dispositivo di apertura, vogliamo che venga riprodotto prima del nostro video, quindi trasciniamo il video a destra facendo clic su di esso e spostandolo. Quindi possiamo spostare l'apri per riprodurre prima che il video faccia esattamente questo. Ora modifichiamo l'apertura facendo doppio clic su di esso. Possiamo aprire l'editor del titolo. Cominciamo cambiando testo. Facendo clic sulla parola che si desidera modificare nella finestra di anteprima, è possibile modificare quella parte del testo. Ora passa alla casella di testo a sinistra e cambia il testo come lo desideri. Chiamiamolo 2019 Dance Video per ora. Farò clic su ogni parola e la cambierò. Se le tue parole non sembrano adattarsi correttamente, potresti voler cambiare la posizione per farle combaciare perfettamente. Puoi fare clic sulla parola e afferrare la casella per posizionare il testo esattamente dove lo desideri. Puoi fare clic sulla parola e afferrare la casella per posizionare il testo esattamente dove lo desideri. Quindi diamo un'occhiata agli altri modi in cui è possibile modificare il testo. Questo editor di testo rimarrà lo stesso sia che tu stia creando un titolo, un'apertura, un terzo inferiore, un sottotitolo o un credito. Quindi questa parte è importante da imparare per poter modificare testo e Filmora. La prima cosa che puoi cambiare è il carattere in questo menu a discesa. Se si desidera utilizzare uno dei propri caratteri in Filmora 9, è possibile installarlo sul computer e verrà visualizzato nei caratteri. La prossima è la dimensione del testo in questo menu a discesa. Abbiamo anche strumenti in grassetto, corsivo e di allineamento qui. Nelle impostazioni possiamo cambiare il colore del nostro testo qui. Cliccando qui inoltre possiamo scegliere tra l'intero spettro di colori e possiamo anche selezionare un colore da una immagine per inserirlo in tabella. Il prossimo è lo spazio del testo. Questo è lo spazio tra ogni carattere da sinistra a destra. Spazio riga è lo spazio tra le righe del testo sopra e sotto. Con l'allineamento puoi scegliere un punto in cui inserire il testo nella cornice. Il livello testo ti consente di scorrere tra i diversi testi presenti nel titolo. Scendi verso il basso per trasformare il testo. Puoi ruotarlo con questo cursore e regolare qui la percentuale di scala. Puoi anche cambiare con precisione la posizione del testo qui. Entrambi questi possono essere riportati alla normalità con queste frecce. La composizione ci offre diversi modi per integrare il testo con il video. I metodi di fusione ci consentono di scegliere immagini diverse o, in questo caso, il testo che si fonderà insieme al nostro video. Molto probabilmente non avrai bisogno di usare nessuno di questi per la maggior parte dei tuoi titoli, ma puoi sempre giocare con le diverse modalità di fusione qui se ti piace. L'opacità può essere ridotta per rendere il testo trasparente.
Sul lato sinistro dello schermo è possibile scegliere un testo preimpostato per rendere il testo un po' più intenso. Inoltre, è possibile scegliere un'animazione per il testo. Questi sono modi fantastici per rendere i tuoi video ancora più impressionanti, perché ci sono così tante animazioni diverse da provare. Facendo doppio clic sull'animazione, la si aggiunge al testo selezionato. Prima di finire qui, è possibile fare clic su Salva come personalizzato e nominarlo per utilizzarlo di nuovo in qualsiasi momento. Se questo elemento ti dice salva come preimpostato, sei su una vecchia versione di Filmora 9. Puoi trovare i tuoi titoli personalizzati qui in Personalizzato. Cliccando con il tasto destro su qualsiasi titolo, puoi aggiungerlo ai tuoi preferiti che si trovano qui. Per ognuna delle altre opzioni di testo le modificherai allo stesso modo. I titoli possono essere posizionati in cima ai tuoi scatti per presentare il tuo video in modo entusiasmante. I terzi inferiori rimarranno nel terzo inferiore del fotogramma. Questo può essere usato per molte cose, più comunemente per introdurre persone sullo schermo. Puoi aggiungere i sottotitoli in modo che le persone possano leggere i dialoghi nel tuo video. Questa è un'opzione fantastica perché consente a più persone nel mondo di godersi la tua storia. Ultimo, ma non meno importante, sono i crediti. Qui puoi dare credito a tutti coloro che hanno lavorato al tuo video con il testo scorrevole, oppure puoi utilizzare questi crediti uno alla volta per evidenziare i membri chiave del tuo equipaggio. Per modificare la durata di qualsiasi titolo, selezionalo e trascina il lato di esso per scegliere quanto deve essere lungo o corto. Dal menu generale puoi visitare le risorse film da scaricare e ancora più opzioni per titoli e testi in Filmora 9. Puoi scegliere di acquistare tutti i tipi di modi interessanti per aggiungere vita al tuo video. E questo è tutto. Questo è tutto ciò che devi sapere sul testo e sui titoli in Filmora 9. Grazie per la visione. Assicurati di dare un'occhiata ad alcuni dei nostri altri tutorial per imparare a prendere il tuo video dall'inizio alla fine con Filmora 9.